Sono stati ripresi dalle telecamere due individui che intorno alle due di stanotte si sono introdotti all'interno del circolo nautico Piacenza a Mortizza. Una volta entrati nello stabilimento, i ladri si sono divisi. Uno ha scrutato l'ambiente circostante, mentre l'altro si è diretto verso il pontile galleggiante con un tronchese ha tagliato i lucchetti di tre imbarcazioni. Qui vediamo uno dei due malviventi che richiama all'ordine il complice che si era allontanato perché si è sentito male, forse a causa dell'assunzione di troppo alcol o di droghe. I due hanno poi oscurato le telecamere per agire indisturbati. Uno ha agito a volto scoperto, mentre l'altro indossava una cuffia, gli occhiali e si era coperto con una sciarpa. Prima che i ladri portassero a termine il loro lavoro sono intervenute le guardie giurate di Ivri che avevano visto dalle loro telecamere movimenti sospetti all'interno del cortile dello stabile. A quel punto i due complici hanno tentato di fuggire, uno si è nascosto sotto la passerella che conduce al pontile galleggiante ed è stato bloccato, mentre l'altro si è gettato in po ed è riuscito a dileguarsi sull'argine. Il proprietario del circolo, nato nel 1994, che si occupa di vendere e riparare imbarcazioni a motore, si è detto amareggiato perché si tratta del decimo tentativo di furto subito in questi anni, ma è anche soddisfatto per il livello di sicurezza della struttura in quanto solo in tre occasioni i ladri sono riusciti a portare a termine il loro lavoro.